Ciao! In questi due video un po' intuitivi e divertenti volevo farvi vedere come si eseguono al meglio alcune posizioni di yoga e anche come correggere determinate posture per migliorare al meglio la vostra pratica. Diciamo che io tutto questo non è che l'ho imparato da me, ma facendo un corso di yoga per diciamo migliorarmi e anche avere un po' più di conoscenza. E così tutto quello che, diciamo, ho imparato fino adesso l'ho messo su YouTube e così continuerò. Allora, cominciando da Dandasana, che poi è una di quelle posizioni che vengono prese spesso e volentieri, no? Di Miga nello yoga. E che è questa qui, ve la ricordo, ma sicuramente qualcuno la conoscerà. Aspetta un attimo, devo impostare la foto. Vedete che è normale confondervi, quindi se diciamo non vanno nella stessa direzione i piedi, non vi preoccupate, è una cosa normalissima, cioè che io ancora faccio fatica, no, a metterli diciamo d'accordo, però se riuscite voi è tanto riguadagnato. Comunque andando avanti, e quante volte durante un esercizio vi è capitato praticamente di sentir dire che questo movimento qua per le spalle e diciamo sviluppi deltoidi e compagnia bella. E se a questo poi voi aggiungete, no, anche un massaggio al seno, vi fate ancora meglio. Guardate qua che spettacolo. Però dovete farlo solamente orientandovi così il massaggio. Anche perché quando la rotazione cambia e va all'inverso, voi fate così, ma senza urtare, ma facendo il possibile per avvicinare entrambi i gomiti. E questa è la giusta traiettoria che devono prendere. E alcuni potrebbero, non lo so, avvertire un po' di fastidio alle anche, sentirle tese. E c'è bisogno in questi casi di qualche cosa per allenare i flessori dell'anca. Come lo facciamo, no? Allora, innanzitutto dobbiamo avere a disposizione un libro, un mattoncino. Alcuni praticanti, come sapranno, quando si comincia a fare il saluto al sole, considerando che richiede impegno, fiato e che poi alla fine metta, no? Altrimenti vi ritrovate, non so, forse ad avere una lingua anche il doppio di voi, e bisogna comunque abbinare la ricarica pranica, che poi che cos'è? Non è niente di inquietante o semmai collegamenti extraterrestri, no, no, non si prevede nulla di questo. Non è altro che un riposo fatto come quando si è in Shavasana, e praticamente bisogna essere un po' così fino a quando poi non si rilassa completamente il corpo e si scaricano anche le fatiche, diciamo così. Vi faccio una piccola dimostrazione così capite cosa voglio dire. Allora. Che io marciatura anche sono proprio negata. E quando ero ancora all'inizio, no, che a malapena lo mantenevo
quanto, neanche 5-10 secondi. E l'insegnante mi diceva a me, ma non so mica perché, ma soffri di iperlordosi. E io avevo una faccia per dire, boh, non ho mai saputo. Anche perché non avevo in linea proprio, cioè io, che vi devo dire, con un bastone, manco sollevato, non so, su una sedia, così, lasciato lì a terra, per intenderci, no? Invece adesso, col tempo, mi sono fatto dire un po' di più, ma resta il fatto che faccio ancora fatica a scendere, proprio. Sono, che vi devo dire, Pinocchio forse farebbe meglio di me. Vabbè, non andiamo ai dettagli. Comunque, per farlo bene, perfettamente, se ci riuscite, anche nel modo migliore che possa essere, utilizzate le nocche. Queste vi aiutano a scendere un pochino di più, anche se io ho provato su di me, ma l'effetto è sempre quello, ma proprio che a voi riesce, dopo dire. Comunque, faccio vedere un attimo. Allora, di regola. Ecco, il chaturanga dall'asana, è questo qui, no? E poi un'altra regola, vabbè, il programma non riuscirà mai a inquadrarlo come si dice, vabbè. Comunque dai, capiamo lo stesso. E quella che le mani devono essere larghe. In questo modo qua. Le dita separate. E possibilmente a righe, anche un'altra cosa, no? Le braccia come se voi stesse tenendo dei fogli sotto le ascelle, questo è un altro comunque stratagemma, no? Per poter andare giù, e tanto sono pulite, comunque non vedo che avrei problemi, l'ho fatto, e provare a scendere in questa posizione qua. Niente, cedo come un ciuco, non ci posso fare proprio niente. Comunque provatela, riprovatela, così farò io. Dunque, quando si è in quadrupedia, alzo un po' di più così vedete meglio, cucù, eccomi qua. Allora, quando si è in quadrupedia bisogna avere le fosse cubitali, come le vogliamo chiamare, vi levo così capite meglio cosa voglio dire, o faccio tipo uno spogliarello. Allora, questa parte qui, con la parte del gomito rivolto in avanti. E questa è la giusta postura, sia quando si sta praticamente su quattro punti, che anche in chaturanga, come lo potrei chiamare, sofferenzasana, nel mio caso, vabbè. E per quanto mi riguarda, rimanendo sempre nel discorso della forza, il cobra come posizione yoga dovrebbe essere quello che ti aiuta ad acquisire un po' di più con il tempo, no? Ciò significa che se noi, dunque, ci mettiamo nel cobra, no? Che poi come sapete è questo qui, ma volendo possiamo fare un cobra dove ecco le braccia è come se ci sorreggessero e quindi si lavora ancora di più, poi se noi le andiamo a piegare così è ancora meglio. Invece se vogliamo un'estensione della schiena basta cambiare semplicemente la disposizione delle braccia e intrecciare le mani, non so se mi vedete, vabbè, comunque intanto mi sentite la stessa cosa, in questo modo, e allunghiamo. In questi casi avremo un allungamento, ma se vogliamo rinforzare, tornando alla posizione di prima, dobbiamo sempre avendo le fosse, ricordatevi, in avanti, andare a fare un cobra, dove le braccia devono scendere e rimanere così. Pensati per le persone un po' più pigre che rientrano a far parte di quella categoria che dicono ma quasi quasi dai, poi magari ti faccio in altre circostanze gli addominali o quando mi sento adesso magari tirano su tante scuse dal mal di pancia al mal di testa, con questi vi divertirete, vi posso assicurare che fare un addominale proprio
che vi andrà di fare. E quali sono questi? Credo che in alcuni video ve li faccio vedere, però vi rinfresco un po' la memoria. Questi qui. Io andrò a fare i cerchi, esatto, con una cosa per voi, ricordate di mettere le mani sotto i glutei. E questi sono i cerchi. Quando posso meglio andare i nostri cerchi. E quanto più grande li facciamo, tanto è il risultato. Ecco qua. E servono appunto questi esercizi qua per gli addominali, senza fatica, tra virgolette. Un'altra asana che serve per rafforzare le braccia è il parmottanasana o la plank verso l'alto, così è meno difficile, dai, da salire. E viene fatta così. Credo che la conoscete, voglia. Sotto pure le mani, mi raccomando, dove dovete mettere? Vicino al busto e con la punta rivolta verso il lungo ogni dove state. Ecco qua. E adesso salite verso su, la testa viene da indietro, ovviamente. Scendete piano, specialmente a chi faccia le scale. E un'altra cosa, voi, essendo che avete i gomiti, no, un po' tesi, vi consiglio di fare una specie di movimento un po', come si suol dire, caraibico, muovendo i polsi sia da un lato. Voi credo che sarete dai più coordinati di me, hai voglia. E da qua. E immaginate in questi casi di avere due pennelli, una alla parte e all'altra, così farete dei cerchi ancora più precisi. Adesso passiamo a un movimento che serve per prevenire il tunnel carpale, che si fa così. Penso di averlo fatto vedere già, però ve lo mostro di nuovo, tanto però mi costa niente e manco pago, ecco. E non è altro che questo, spero che mi vediate. Le mani sono rivolte verso di me con le dita che appunto sono nella direzione dove sto io, e questo è il movimento. Se poi riuscite, andate avanti e dietro molto lentamente, però mi raccomando. E questo è il movimento che si fa. Poi potete riposarvi volendo in balasana. E in questi casi c'è un'altra raccomandazione, non mi chiamate ompi, però è tiro, che poi è quella praticamente per avere i glutei quanto più possibile, no? Vicino ai talloni. Si deve praticamente procedere non andando verso giù e portando le braccia quanto più possibile sollevate. E mi raccomando, le dita sempre distanziate l'uno dall'altro, altrimenti la posizione è sbagliata. Dunque, una volta fatto questo, quando fate le prese, no? Sia la variante di Vajrasana, che poi non è altro che la tigre sfatta, sempre parlando di me, considerando le condizioni come sono. E, ecco, la tigre sfatta in queste circostanze vi deve far venire una cosina importante. Allora, quando siete sempre in quadrupedia, no? Che portate, ecco qua, vedete la gambina o la zampina dietro, poi con la mano opposta andate a sollevare quella che è la gamba, vero? Ma potete farlo benissimo ruotando la mano, e in questi casi siete nella presa yogica completa. E vedete che la gamba di dietro si solleva un po' di più di come la tenevate prima? È semplice. Invece vediamo anche dall'altra parte con l'altra gamba. Spero di non annoiarvi con questo video, perché sono cose lunghe ma che vi serviranno per fare correttamente tutto. Allora, stessa identica cosa, vedete qui la presa proprio dall'interno della pianta del piede, e questo vi aiuta un po' più a sollevarvi per
potete andare anche verso giù se avete tanta flessibilità. Almeno quella non mi manca. Flessibilità, forza. Ci dobbiamo lavorare, diciamo così, va. Poi, quando fate il guerrigo, che poi, insomma, come ben sapete, ce ne sono tre varianti diverse, no? Solo che le braccia bisogna sempre tenerle, mi raccomando, quanto più possibile abbassate. Anche perché già nello yoga si tengono basse le spalle, no? Soltanto che diversamente può capitare che quando si fa il guerrigo, tendenzialmente si diventa un po' degli spaventapasseri, tenendole troppo così verso sopra. Invece dovete scenderle, guardate la differenza. Così, a così, è già un'altra cosa. E questo è praticamente il guerrigo. Ovviamente ci sono tanti guerrieri, a partire dal guerrigo 1, 2, gambetta dietro, 3, e sarei un secolo per farveli vedere tutti. Comunque io vi ho mostrato quelli un po' più importanti, con la speranza che non vi ho fatto addormentare in tutto questo tempo. Ma non credo, dai, su, prendiamo allegramente tutto quello che facciamo, mi raccomando. E mai e poi mai pretendere da voi stessi, perché è la regola sbagliata, in questi casi si sbaglia. Bisogna comunque aspettare i risultati e premiarci continuamente ogni volta che facciamo bene, anche se è un piccolo tassello che abbiamo comunque superato, quello è importante. Facciamo sempre meglio, ma mai metterci in competizione con gli altri e né tantomeno con noi stessi. Questo non ci aiuta per niente, e ve lo dico per esperienza.